stelle che vincono perché sono forti e coraggiosi come te. Non hanno mai paura e con disinvoltura affronta le difficoltà. Sceriffi delle stelle che nessuno fermerà, perché fanno sempre tutto con lealtà. Sono proprio degli eroi, sono come tu li vuoi, con loro sempre vincerai. Sceriffi delle stelle siete tutti noi, arditi e leggendari i nostri eroi. Sceriffi delle stelle, chi lo sa se poi un giorno ci vorrete accanto a voi. Sceriffi delle stelle, sempre con lealtà, voi combattete per la libertà. Sceriffi delle stelle, chi lo sa se poi un giorno ci vorrete lì con voi. Caspita, che divertimento! Cos'è che ti diverte tanto? Mi piacciono le tormente di sabbia, è uno spasso! Io non le trovo divertenti. Tu che ne dici, campione? Anch'io la penso come te. Quando soffia così forte non c'è da stare allegri. Forte? Questo vento strappa le spine a un cactus. Ma davvero? Dici sul serio? Vedi, per Colt tutto è possibile, eccetto tirarci fuori di qui. Ti sbagli, posso farlo in una frazione di secondo. Davvero? D'accordo, cowboy, ci faccia vedere, allora. Beh, forse ci vorrà più di una frazione di secondo. Comunque, mettiamo i motori al massimo e vediamo che cosa si può fare. È stata una manovra molto interessante. Già, e che sobbalzi. Mi ha ricordato il mio primo cavallo. Come vanno gli strumenti? Ancora niente, non sono riuscita a riattivarli fino a questo momento. Che facciamo ora? Adesso riprendiamo la nostra rotta. Destinazione il leggendario regno di Jah. Bene, spada. Cosa c'è laggiù? Proietta l'immagine sullo schermo rombo, April. I dimensionali. Propongo di intervenire. Quella gente ha bisogno di aiuto. Hai letto dentro il mio pensiero. Bene, ragazzi, tenetevi pronti. Non ne ho idea. A quanto pare ci hanno scambiato per nemici. E dire che li abbiamo aiutati. Il tempo è caduto. Ci sono 4 missili teleguidati che vengono su di noi. Che ne dite di spostarci? Io direi di sì. Non mi va per oggi di fare la parte del bersaglio. Ci è mancato poco, eh? Sì, ma ormai ci siamo abituati. Ritorniamo a terra a vedere che cosa sta succedendo. D'accordo, c'è qualche altro missile in giro, April? No, il computer mi dà via libera, ma comunque possono attaccare ancora, quindi dobbiamo cercare di stare attenti. Dobbiamo essere pronti a un possibile contrattacco. Ehi, aspettate, vogliono comunicarci qualcosa. Astronave aliena, vi abbiamo circondato con i nostri carri armati, è inutile opporre resistenza. Avanti!
intrusi, uscite fuori. Tanto non vi potrà servire a nulla cercare di nascondervi. Nasconderci? Noi? A che cosa diavolo vorrebbe illudere? Cosa guarda che si dice alludere? Ah, può darsi, comunque non mi va. Sentite, io ho proprio voglia di dirgliene quattro a quel tizio, se a te non dispiace, campione. Ma guarda. Se devo dire la verità, mi aspettavo di incontrare dei guerrieri. Non quattro poveri pivelli sprovveduti. Cosa? Pivelli? Calmati, cosa? Amico, o hai preso un colpo di sole o ti deve mancare una rotella. Ehi, che arroganza! Chi vi credete di essere? Sceriffi delle stelle. Ah, vi prego di scusarmi, non avevo nessuna intenzione di insultarvi, sceriffi. Comunque lo hai fatto, e dopo che noi vi abbiamo aiutato con Rombo. Vuoi dire quella specie di carriola volante? Vada bene a come parli. Non mi fate paura, sappiamo chi siete, non vogliamo alcun aiuto da codardi del comando della cavalleria. Cosa significa tutta questa prevenzione nei nostri confronti? Sono stati proprio i comandanti di cavalleria a crearmela. Il tuo atteggiamento è incomprensibile. Non ci conosci nemmeno e ci tratti in maniera così villana. Che modi? Ehi, nessuno mi aveva mai parlato con quel tono in tutta la vita. Sapete chi sono io? Non ci interessa chi sei, amico. Quel che è troppo è troppo. Noi siamo qui in veste ufficiale come inviati speciali del comando di cavalleria. Abbiamo il compito di incontrarci col tuo re. Bene, d'accordo. Farò quello che mi chiedete. Seguitemi con la vostra astronave. Ah, torniamocene a casa. Ma vuoi scherzare? Non possiamo tirarci indietro. Questa è una grande occasione per fare un'alleanza. E questo è vitale per il comando. Chissà perché poi. April sa sempre tutto. Perché a noi non ci informano mai? Perché noi, Colt, siamo gli ultimi arrivati. Dacci qualche ragguaglio, Spada. Chi era quel tizio? Quel tizio è Roland, il principe della leggendaria città di Jar. Ragazzi, guardate che roba! Quello è il palazzo del re. Sapete, tutto sommato questo posto mi ricorda un po' il mio ranch sulla terra. Beh, effettivamente a pensarci meglio il mio è un po' più piccolo. Silenzio! Mio padre vi concede di essere ricevuti. Il re! Questi sono gli sceriffi stellari che hanno convinto i dimensionali a battere in ritirata. Mm. Il loro capo è Spada d'argento, mentre questo è... Il mio nome è Lampo Rosso, vostra altezza. Sì. E questa ragazza è April, figlia del comandante Aquila, capo del comando di cavalleria. Sì, lo conosco. Siamo incaricati di proporvi un'alleanza. Abbiamo bisogno di voi e voi di noi. Mi ha pregato di consegnarvi questo scritto. Contiene la nostra proposta per un patto di amicizia reciproca, di un'alleanza tra il comando di cavalleria e il leggendario regno di Jar. Rispondo no, questa proposta non mi interessa. Ma vostra altezza, vi prego. È inutile, questa è la mia decisione. Non ho niente da spartire col comando di cavalleria o con gli sceriffi stellari. Il nostro incontro termina qui. No, non termina qui. So che quando si è giovani a volte si è impulsivi, quindi perdonerò questo tuo scatto improvviso. Ma ricordatevi che voi non avete nessuna autorità nel mio regno, nonostante quel vostro documento. Sono costretto a mettervi temporaneamente agli arresti domiciliari. Non potete fare questo! Stai parlando con il re. Quando parla un re, la sua parola non viene messa in discussione, sceriffo stellare. Per cui non tolleriamo che gli si manchi di rispetto, avete capito? Guardie, accompagnate gli sceriffi stellari sul rombo. Venite.
ragazzi, siamo in comunicazione col comandante Aquila. Brutte notizie, purtroppo ho le mani legate. Vi trovate fuori dalla nostra giurisdizione. Io sento che potremo convincerlo trovando il modo giusto. Ve lo auguro. E nel frattempo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere qui a girare i pollici? A me non piace affatto fare il prigioniero. Lo so, ma tentando di violare l'ordine del re compromettereste la vostra posizione. Il re ha intenzione di mettersi a combattere i dimensionali da solo, ma sono in troppo. Cosa potrebbe capitare se decidesse di attaccarli? Perderebbe. Si renderà conto che sarebbe una battaglia contro forze troppo superiori. Ma perché non accetta la nostra proposta? Perché 15 anni or sono il suo regno venne attaccato e lui ci chiese aiuto, ma arrivammo troppo tardi. Fu un errore dei quartieri generali del comando, un terribile errore, e da allora non ci ha perdonato. Ora capisco tutto. Già, a quel tempo non conoscevamo ancora i dimensionali. Apparvero improvvisamente dopo essere saltati nella nostra dimensione e li attaccarono senza avvertimenti e senza ragioni apparenti. Il regno di Jar subì enormi perdite e noi non potemmo far nulla. Quando arrivamo sul posto, era già tutto finito. Ora capisco il perché di tanta ostilità. Ci ritiene responsabili dell'accaduto. Comunque, comandante, avrà pure qualche idea di come convincerlo ad accettare il nostro aiuto nella lotta contro i dimensionali. Purtroppo, posso solo consigliarvi di rimanere dove siete, di continuare a provare facendo attenzione a non irritarlo. Se insistete troppo può essere pericoloso. Ma sono il re e i suoi sudditi ad essere in pericolo. Ci siamo resi conto personalmente che non hanno nessuna speranza contro i dimensionali. Può darsi, ma il re è un vero esperto di guerra. Questo è da vedere. E gode del sostegno incondizionato dei suoi fedeli sudditi. È abituato a regnare con il pugno di ferro. Eppure la sua gente lo sostiene in tutte le decisioni. Quando chiama i sudditi a difendere il territorio, lo seguono tutti senza fare eccezioni. Non vi consiglio di sfidarlo. Con questo atteggiamento creereste problemi molto maggiori. Mi sono spiegato bene? Certo, signore. Cercheremo di portare a termine il piano. Molto bene, tenetemi informato e buona fortuna. Ehi, guardate, sta arrivando il re. Probabilmente va alla seduta di consiglio. Ma Lampo, dove vuoi andare? Voglio cercare di farlo ragionare un po'. Ma il comandante Aquila ci ha detto di non irritarlo. Re Jared! Re Jared, vi prego, riflettete sulla nostra proposta! Torna indietro, non puoi lasciare la Re zona. Jared, ascoltatemi! Avete bisogno del nostro aiuto, vi prego! Non ti sembra di essere un po' troppo melodrammatico? Il re e i suoi ministri stanno preparando un grande attacco contro i dimensionali. Noi abitanti di Jar li sconfiggeremo e daremo una svolta decisiva alla storia. Così vi dimostreremo che non abbiamo bisogno del vostro aiuto e tu e i tuoi amici tornerete da dove siete venuti con la coda fra le gambe. Non c'è niente da fare. Sei stato troppo impulsivo, Lampo. È da poco tempo che sei nella squadra. Ancora molto da imparare. Comunque le tue intenzioni sono giuste. Non dobbiamo arrenderci. E forse lo convinceremo. È giunto il momento. Mi raccomando, state pronti e preparatevi ad intervenire al mio segnale. All'attacco, uomini! Attenzione! I dimensionali ci attaccano alle spalle, azione difensiva! Rispediteli nella zona dimensionale. Cosa? Oh no! Mi hai sentito? Sbrigati!
Principe Roland, si svegli. Quel mostro sta venendo verso di noi. Oh, sì. Presto, dobbiamo cercare di scappare. Bene. E dite loro che abbiamo bisogno di aiuto, presto! Spada d'argento, ricevo una chiamata di aiuto. È del principe Roland, a quanto pare è nei guai. Già, e il re Jared ci vuole fare una comunicazione. Secondo voi, che cosa può volere? Speriamo che si sia finalmente convinto. Sceriffi stellari. Sì, re Jared, noi siamo pronti. Dateci solo un'occasione e proveremo quello che siamo capaci di fare. Mio figlio, il principe Roland, è stato attaccato da una gigantesca unità operativa. Sapete di che cosa si tratta? E come se lo sappiamo? Ne abbiamo già distrutte parecchie. Bene, allora combatterete assieme a noi. Ehi, sceriffi, pare che sia arrivato il nostro momento. Fantastico. Bene, accendere i motori. Sto arrivando. Tenetevi forte, ragazzi. Si parte. Re Jared, gli sceriffi stellari stanno scappando. La loro astronave è già decollata. Ma certo, lo so. Lampo, quanto ci manca ancora ad arrivare? 45 secondi, più o meno, spada. Arriveremo in tempo. Più veloce. Se ci avessero dato retta, tutto questo non sarebbe certamente accaduto. Tranquillo, Roland. Stiamo arrivando. Gli sceriffi stellari. Con questa tempesta di sabbia non si vede nulla. Usa i sensori di volo rombo. Dai, Lampo, non ti farai scoraggiare da un po' di vento, vero? Giusto. Si spara addosso. Ti ha colpito. Cosa? Fammi un rapporto dei danni. Niente di grave, praticamente ci ha solo sfiorati. Ritorna all'attacco. Facciamogli vedere chi siamo. Sono d'accordo. Pronti? Via! Yahoo! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro. Grazie, spada. I sceriffi stellari mi hanno salvato, padre, ma ho perso i contatti nella tempesta di sabbia. Temo che non li rivedremo mai più. Il deserto ha preso molte nostre astronavi. Ora è toccato a una delle loro. Questa è la guerra. Ma guarda, c'è qualcosa sullo schermo. Salute, Altezza. Avete riflettuto su quella proposta dell'alleanza? Che ne dite? Il vostro intervento è stato tempestivo, ma questo non mi fa cambiare idea sul comando di cavalleria. Il nostro è un regno indipendente e io intendo che rimanga tale. Siete liberi di andarvene e vi consiglio di farlo subito. Ma... addio. Non ci posso credere. Sarà meglio avvertire tuo padre, Epri. Sì, non sarà contento quando lo saprà. Stai tranquilla, anche i re sono degli esseri umani. Prima o poi troveremo il modo per convincerlo. Stanne certo. Thank you.
stelle che vincono perché sono forti e coraggiosi come te. Non hanno mai paura e con disinvoltura affronta le difficoltà. Sceriffi delle stelle che nessuno fermerà, perché fanno sempre tutto con lealtà. Sono proprio degli eroi, sono come tu li vuoi, con loro sempre vincerai. Sceriffi